L'ispirazione parte da lontano, nel senso che io sono un guzzista da sempre praticamente, convinto, e anche per questo hanno scelto me per fare questa statua, e quindi le ispirazioni sono tantissime, motivazioni ancora di più, quindi discorso ampio, insomma, tante motivazioni. Comunque questa passione per la guzza che c'è da sempre, e quindi concretizzarla in questo monumento a Mandello era il massimo, insomma, quindi doppio impegno, un lavoro, e poi era un lavoro fatto per la passione. È stato contattato, come ha pensato e realizzato questa statua? Sono stato contattato da Anima Guzzista, che sono i promotori di tutto. Poi il comune di Mandello ha seguito loro nell'idea, li ha supportati anche economicamente, hanno fatto un po' per uno, perché è giusto dirlo, bisogna dirlo. Si sono fidati di me, insomma, perché ci poteva essere anche un concorso, ma invece loro hanno preferito affidarmelo a me, forse sapendo che sono appassionato, quindi avrei lavorato con un impegno particolare, insomma. Che tra l'altro loro mi conoscevano già per dei dipinti, faccio dei dipinti, degli acquerelli, il soggetto sono le moto Guzzi, ormai sono parecchi anni, e do una rubrica sulla rivista che parla della Guzzi, si chiama Bici Elettrica, questa rivista. Quindi in questo ambito ero conosciuto fra i guzzisti, quindi si sono fidati, spero che abbiano fatto bene. Ci ha impiegato tanto come lavoro? È più o meno tre mesi, fondanti anche. No, complimenti e buona serata. Grazie.